Intanto ringraziare il nostro Presidente Giancarlo Donnella per la sua bella relazione e per avermi invitato e sono contento di dare il mio breve saluto come Presidente della Camera di Commercio di Torino e come anche padrone di casa di questa struttura e della Camera di Commercio. Il mondo delle cooperative poi per noi della Camera di Commercio è particolarmente importante. Gli ultimi dati dei nati mortalità delle imprese che presenteremo nei prossimi giorni ci dice come questa realtà della provincia di Torino sono più di 3.100 le realtà imprenditoriali appartenenti a questo mondo, circa lo stesso numero dell'anno precedente che era stato 3.094. Ci dicono anche che il 45% è occupato nei servizi, il 15% nei servizi alle persone. Ma sicuramente le cooperative fanno parte di quell'ampio mondo dell'economia civile che conta questa realtà sul nostro territorio, qualcosa come 8.300 organizzazioni, oltre 200.000 collaboratori. E noi, proprio per conoscere meglio questa realtà così complessa e articolata, abbiamo costituito questo osservatorio per l'economia civile, presieduta da Aldo Romagnoli, che è istituito presso la Camera di Commercio di Torino, che noi ci siamo dotati perché riteniamo uno strumento fondamentale per, e anche strategico, non solo fondamentale, per supportare questa realtà no profit e per sviluppare nuove energie tra il mondo profit e il mondo non profit. Su questi compiti in particolare il ruolo delle Legacoop è importantissimo e vi ricordo ancora che la nuova nascita del polo di innovazione che abbiamo voluto come strumento indispensabile per riuscire a rendere collegare meglio questo che sia un percorso di maggior crescita e di professionalizzazione, ma anche per stimolare le imprese profit ad innestare questi elementi di responsabilità civile ed ambientale. Vi ricordo ancora che per contribuire sempre a questa maggior conoscenza di questo mondo abbiamo anche inserito uno specifico capitolo dedicato alla cooperazione all'interno della nostra rilevazione congiunturale. E gli ultimi dati del 2010 ci dicono anche e confermano quello che il vostro Presidente ha detto nella sua esaustiva relazione iniziale. E proprio con quello che è stato il messaggio, visto che il Presidente Donnella ha toccato la situazione con le ombre e le luci su questo territorio della crisi, del come si è superata la crisi, delle difficoltà che ancora ci sono, non ripeto questi dati e queste considerazioni. Questo vi auguro buon lavoro e buona continuità della vostra giornata. Grazie.